Questo programma è offerto da Vamos de arriba. Amici di Movida TV Latina, bentornati a un altro appuntamento targato Balli Caraibici. Qui con me, come sempre, c'è la mia co-conduttrice Giusy. Ciao Giusy. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Allora ragazzi, oggi ci troviamo al Green Village di Modugno, dove sta per iniziare una bellissima serata dedicata alla scuola Havana Dance, ricca di saggi e tanta bella musica. Non ci resta che augurarvi una buona visione. Ciao. Quiero calcinarme. Sono in compagnia del responsabile del Green Village che vi presento. Gianni Santoro. Ok, allora Gianni, raccontaci un po' quella che sarà l'estate del Green Village. Allora, abbiamo inaugurato da poco la sede estiva e abbiamo diversi eventi in programmazione. Dal venerdì della settimana prossima iniziamo col pool party, un party in piscina serale. Il sabato sera abbiamo due piste con musica caraibica e un'altra pista con musica divertentismo. E la domenica in piscina, la mattina, abbiamo animazione. Quindi sicuramente è da venire qui per divertirsi tutta l'estate, un invito al nostro pubblico. Certo, venite al Green Village, che è un piccolo villaggio sito a Modugno e dove potete divertirvi e passare un bel po' di tempo in tanta compagnia e allegria. Allora, io so che tu non balli caraibico, vero? Quando inizierai? Io stasera, sicuramente stasera. Cosa ne pensi di questa bellissima serata stile caraibico? Una bella serata, siamo in compagnia di tanta bella gente e devo ringraziare la scuola Havana Dance per questa bella serata. Vuoi fare un saluto al pubblico di Movida TV Latina? Saluto il pubblico di Movida TV Latina e vi invito a venirci a trovare qui al Green Village nuovamente. Ciao, grazie. Se gana por no cuidar lo que se quiere, por no cuidar lo que se quiere. Siamo qui in compagnia dei proprietari nonché insegnanti della scuola Havana Dance. Mariella Rossellini. Nicola Caradonna. Cosa stiamo festeggiando qui stasera? Stiamo festeggiando la chiusura dell'anno di ballo della nostra scuola con un'ottima cena. E varie esibizioni di bambini, adulti, mezz'età, di tutto e di più. Chiudiamo così con divertentismo. Com'è strutturata stasera? In due parti si divide la serata, giusto? Sì, prima si cena, poi ci si diverte ballando, facciamo le esibizioni e alla fine c'è un gran finale della nostra, che offriamo noi della scuola. Una sorpresa, insomma. Una sorpresa gastronomica. Si esibiranno sia gli adulti che i bambini stasera? Sì, dai bambini di 6 anni ai 60enni. Fantastico, li ringraziamo, buona serata. Grazie, un saluto a Movida Latina. Ciao ciao.
Centro Revisioni Modugnese, revisione autoveicoli, motocicli, ciclomotori, motoveicoli a 3 e 4 ruote. Servizio gratuito di prelievo e riconsegna del mezzo. Via Carducci numero 51A, Modugno Bari. Telefono 080 53 53 562. Sono in compagnia del DJ del Green Village che vi presento. Buonasera a tutti quanti, sono DJ Rio Alberga, sono resident DJ del Green Village. Ok, allora, Rio, illustraci un po' a livello musicale come sarà impostata la serata questa sera. Allora, questa sera abbiamo il saggio della scuola Havana Dance di Trigiano e avremo le esibizioni dei ragazzi che faranno il saggio durante la serata. Poi, dopo l'esibizione, ci sarà subito la serata con balli di gruppo, balli caraibici, 70-80 e discoteca, un po' di tutto, insomma, per far un po' divertire tutti quanti, insomma. Io so che la tua passione per il mondo dei balli caraibici nasce tanto tempo fa. Vuoi raccontare al nostro pubblico dove è nato il tuo amore per la salsa, merengue e bachata? Beh, io una ventina di anni fa sono emigrato, sono stato in Canada, a Montreal, e ho conosciuto cubani che abitavano vicino a casa e loro pian piano entrando in casa ascoltavo la loro musica cubana e pian piano sono entrato a conoscere bene quel mondo caraibico. Poi sono ritornato in Italia una ventina di anni fa praticamente e ho iniziato a sentire un po' di salsa anche qui nelle zone nostre di Bari. Così ho iniziato subito ad andare alle scuole. Dopo la scuola è nata subito la passione del DJ e così sono una ventina di anni che faccio DJ di musica caraibica. Un po'... Fra i vari generi ne hai uno preferito? Preferito no, perché la passione è talmente forte, mi prende tutto il genere. Tra salsa, merengue, bachata, kizomba, adesso va molto forte la kizomba, che io metto molto spesso, è proprio un nuovo genere che sta spopolando un po' tutto il mondo. Quindi... per me tutti i generi vanno bene. Ok, vuoi fare un saluto al pubblico di Movida TV Latina? Un saluto a tutti quanti di Movida TV Latina, ciao, ci vediamo alla prossima, ciao, grazie. Che soy como lluvia, que revuelve el lodo, que soy un tornado que acaba con todo. Dices que soy mala como un ciclón, que no tengo compasión. Abbiamo trascorso davvero una bella serata qui al Green Village in compagnia di tutto lo staff della Havana Dance e di tutto lo staff del Green Village e anche del DJ Rio Alberga. Ci siamo davvero divertiti, vero Giussi? Sì, ci siamo divertiti tantissimo. Invito tutti gli amici di Movida TV Latina a venire qui quest'estate a divertirsi con noi. Allora, Giussi, vuoi ricordare quali sono i nostri prossimi appuntamenti targati Movida TV Latina? Sì, vi ricordo i prossimi appuntamenti. Le telecamere di Movida TV Latina saranno presenti sabato 7 luglio presso il Target Disco per l'evento Danzando Apriamo. Saremo presenti anche all'evento Baila Calabria che si svolgerà all'Hotel 501 di Vibo Valentia. Le telecamere del Movida TV Latina saranno presenti al 4 Salento Unidos Sud Salsa Festival 14, 15 e 16 settembre a Residence San Giovanni, Lungomare Gallipoli. Non ci resta che augurarvi una buona serata e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Questo programma è stato offerto da...